Buonasera a tutti. Ho per la seconda volta l'onore di aprire il comizio della coalizione Civico 7. Nel mio primo intervento ringraziai chi ha voluto fortemente la mia candidatura, chi mi ha sostenuto in questa esperienza. Oggi sento la necessità di estendere questo ringraziamento alle oltre 4.100 elettrici ed elettori che hanno creduto in questo progetto. Un risultato straordinario che è frutto di un gruppo che è solido, coeso e unito. Un gruppo in cui tutti hanno fatto la loro parte, un gruppo che non ha bisogno di appelli all'unità perché è un gruppo che è stato, è e sarà unito, al di là del risultato. Io personalmente volevo ringraziare gli oltre 550 elettori e elettrici che hanno riposto in me la fiducia. È per me motivo di grande orgoglio, ma anche una grande responsabilità. Deve rappresentare necessariamente uno stimolo per fare ancora meglio, per impegnarmi di più al servizio della comunità. Ma il risultato personale passa in secondo piano rispetto al risultato della lista CON. Io nel precedente intervento ponevo l'accento sulla necessità di, dopo l'affermazione alle elezioni regionali, la necessità che CON si affermasse anche a livello locale. Ebbene, credo che questo obiettivo che ci siamo posti è stato ampiamente raggiunto. CON ha raggiunto quasi 1.300 preferenze, grazie al lavoro di tutte le candidate e candidati che ringrazio personalmente. Avevamo l'obiettivo di con CON che non rimanesse un'esperienza politica estemporanea, ma che si radicasse nel territorio, e questo obiettivo è stato ampiamente raggiunto, radicandosi ormai anche a livello locale. Che dire, ci aspettano giorni intensi di duro lavoro, ma sono convinto che con l'impegno di tutti saremo in grado di assicurare a Palagiano, alla nostra comunità, governabilità, stabilità e progettualità attraverso una squadra giovane, piena di entusiasmo e voglia di fare bene, con alla guida Domiziano Lasigna, che giorno 26 giugno sarà confermato sicuramente sindaco di Palagiano. Grazie a tutti. Buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Io sono molto contenta, molto orgogliosa per il risultato che ho raggiunto e grazie ai miei 323 voti. Grazie. Devo ringraziare e chiedo a voi un applauso all'amministrazione uscente, ai consiglieri e a tutti i componenti della Giunta per il lavoro che abbiamo svolto tutti insieme in questi 5 anni. Non è stato facile. Non è stato facile, ci sono stati momenti di sconforto per tutti, ci sono stati momenti in cui probabilmente anche io volevo andare a casa, però ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati ad oggi. Vi chiedo l'ultimo sforzo: domenica 26 giugno andate a votare per Domiziano Lasigna, per la sua continuità, per la nostra continuità. È importante non solo per noi, ma soprattutto per voi. Grazie a tutti. Buonasera a tutti e benvenuti. Buonasera e grazie. Grazie di esserci come sempre. E questa è una serata particolare per chi vive le campagne elettorali. E avviare una seconda fase di campagna elettorale, quindi iniziare il percorso del ballottaggio, rende una campagna elettorale ricca, la rende articolata, la rende sempre più entusiasmante, più di quanto sia stata la nostra prima fase di campagna elettorale, ammesso che si possa superare l'entusiasmo che abbiamo vissuto in questi mesi che ci hanno portato sino al giorno dell'elezione. Da oggi inizia una nuova fase che pretende l'analisi di alcuni passaggi, di alcuni dati, inevitabilmente pretende anche che ci si incontri ancora in questa piazza, e noi non perderemo una occasione possibile per poterci incontrare e confrontarci sui temi, su quelli che sono stati condotti sino ad oggi e su quelli che da oggi in poi metteremo sul tavolo dell'amministrazione, perché siamo
convinti che i risultati che sono usciti dalle urne dicono tante cose, perché i numeri parlano, i numeri in una campagna elettorale, in una tornata elettorale, parlano più delle parole. E allora abbiamo voluto farla una piccola analisi dei numeri, e in base a quelli possiamo certamente dire che se la nostra comunità riterrà di voler continuare questo percorso che abbiamo iniziato qualche anno fa, mano nella mano, noi siamo pronti a dare valore, a dare dignità, a dare rispetto, energia a quel 44,30 quasi per cento che abbiamo raggiunto. Hanno provato in ogni modo, evidentemente, a smontare anche la potenza dei numeri che sono emersi dalle urne. Hanno provato in ogni modo a delegittimare il lavoro, il successo, i risultati e anche, perché no, i fallimenti. Lo abbiamo detto sin dal primo giorno, la politica è cosa umana, abbiamo sempre detto, e come tale non può prescindere dal rischio e magari dalla commissione di qualche errore nella gestione e nell'amministrazione. Ma siamo qui pronti per dirci: andiamo ancora avanti insieme, perché quegli errori possono essere magari la ragione della ripartenza, il presupposto per la correzione, la possibilità di un miglioramento dei nostri percorsi, che poi sono i percorsi della nostra comunità, i percorsi di ognuno di voi. Le scelte di un'amministrazione sono le scelte della comunità, per cui è necessario intensificare questo cammino. Ecco perché vi chiediamo per domenica 26 di votare per me, per il sindaco Lasigna Domenico. Troverete Domenico Pio, come realmente mi chiamo. Domiziano è un vezzo che mi porto dietro da bambino, ma Domenico Pio Lasigna è il sindaco che speriamo voi possiate scegliere, ma non per, o meglio, non solo per dare l'onore a me di continuare ad essere il sindaco di questa città, ma per dare quella necessaria risposta alla nostra città, che parte innanzitutto da voi, dalla piazza. Vedo tra di voi tutti i combattenti e le combattenti, mi permetterei di dire, di questa campagna elettorale, donne e uomini che hanno scelto di partire in questa esperienza, anche magari senza conoscere bene gli effetti, le conseguenze e le ricadute che questa avventura portano con sé. Abbiamo sperato insieme, trepidato insieme, abbiamo dovuto affrontare insieme anche le grandi difficoltà di questi giorni, abbiamo dovuto anche sopportare le critiche, le accuse, le offese, ma quelle ormai fanno parte del gioco, ci siamo abituati e abbiamo imparato anche velocemente a farcele scivolare addosso. Quando da qui abbiamo provato a fare qualche battuta, anche per alleggerire un po' i toni, per giocare un po' ad un confronto anche simpatico, siamo stati accusati di essere quasi dei carnivori, quasi degli assassini. Poi ci hanno augurato la morte dall'altra parte, ma quella parte faceva parte del gioco. Guardate, diceva mia nonna, buonanima, che augurare la morte ad una persona gli allunga la vita. E allora vi prego, se questi sono gli effetti di un'amministrazione sana, continuate, amici cari, ad augurarmi la morte, perché mi allungate così la vita e date più speranza a questa città. Grazie. E allora voglio fare un piccolo passaggio su queste donne e questi uomini che sono alle mie spalle, perché guardate, un'avventura amministrativa, abbiamo detto, parte dal basso, parte dalla piazza, parte da chi ha combattuto per conquistare voto per voto, per mettere insieme quel consenso che poteva dare la garanzia alla comunità di un progetto serio e costruttivo. Poi ci sono quelle persone che vengono elette con numeri importanti e che diventano i potenziali amministratori di questa comunità. Bene, stasera ho voluto che su questo palco ci fossero esattamente coloro i quali diventeranno dal 27 giugno gli amministratori di Palagiano. E allora, grazie Rocco, grazie Ciccio,
Grazie Francesca, Mino, Patrizia, Giampaolo, Luigi, Rocco, Angela, Mancalino e al lavoro. Grazie, perché i vostri numeri, insieme ai numeri della coalizione Civico 7, ancora una volta dicono che questo è un progetto credibile, è un progetto vincente, è un progetto che pretende di essere proseguito, di essere completato nel percorso. Vorrei anche ringraziare e salutare i nostri due competitor, Pierino Rotolo, Donatello Borracci. Abbiamo condotto una prima fase di campagna elettorale dura, sì, è vero, è stata dura, forse più dura di quella di 5 anni fa per quanto mi riguarda e per quanto ci riguarda, però abbiamo sempre saputo, laddove è stato possibile, portare alla piazza i temi, i programmi e le prospettive, e noi di questo dobbiamo parlare, di questo dobbiamo ragionare. Se quelle idee, se quei programmi, se quelle linee programmatiche sono condivise dalla nostra città. Ecco perché io rivolgo un invito alle forze politiche che hanno perso questa prima fase. Io mi rivolgo al gruppo di Donatello Borracci, persona con la quale noi abbiamo sempre avuto dei rapporti politici regolari, sani, leali, consapevoli, guardate un po', liberi. E allora, se c'è davvero il desiderio di continuare a costruire questo progetto, questa città, venite a darci una mano, venite a darci una mano, perché non è il 44%, che pure ci pone in una condizione di serenità numerica, a dire che si vince da soli. Non si vince mai da soli, si vince insieme quando si amministra una comunità. E allora noi siamo pronti a continuare questo cammino, e se qualcuno vuole verificare se siamo dei despota, se siamo degli arroganti, se siamo dei presuntuosi, venite a lavorare sul tavolo, attorno al tavolo, insieme a noi, proponeteci le vostre idee, confrontiamole, condividiamole, perché Palagiano potrà trarre soltanto un grande vantaggio da questa possibile collaborazione. Adesso è il tempo della storia, diceva un grande filosofo, questo è il tempo della storia, è il tempo in cui si decide se le nostre scelte possono o meno fare la storia di questa comunità. I prossimi 5 anni saranno determinanti, perché finalmente potremo porre a sistema tutta una serie di finanziamenti, di prospettive, di obiettivi, di possibilità e di opportunità che Palagiano non ha mai avuto sino a questo momento. Oggi le ha, perché questi primi 5 anni ci hanno permesso di sistemare una serie di lacune che Palagiano si portava con sé, sistemate le quali possiamo ricominciare a sederci a quei tavoli che contano, come abbiamo già fatto in questi anni. Possiamo continuare a lavorare. Guardate, in questi giorni sono stato a Contrada Calzo, a Contrada Trovara, alla strada 18, alla strada 14 di Concadoro, e mi è dispiaciuto vedere che non c'è stato un fotografo oppositore a questa amministrazione che ha fotografato ogni singola buca e saette pronta la strada, e non sono andati a fare neanche una foto a tutta la strada. E allora mi chiedo qual è la coerenza anche nell'opposizione, anche nella contestazione. Si deve essere coerenti sino in fondo, si deve poter dire se un lavoro è stato fatto ed è stato fatto bene, si deve poter dire grazie, non bravo, grazie, e non all'amministrazione, ma al sistema che ha permesso il rifacimento con il progetto Strade per Strade, un progetto di Regione Puglia che ci ha permesso un finanziamento di 384.000 euro, di ottenere quel finanziamento e di metterlo sulle strade di campagna. Quelle strade sono pronte, e lunedì, e abbiamo dovuto ritardare perché domani c'è la processione del Corpus Domini, lunedì partono le strade di città. Abbiamo 950.000 euro già destinate, partiremo da
Corso Lenne. Rifaremo come prima strada Corso Lenne. E di questi progetti e di questo lavoro chi dobbiamo ringraziare? Certamente chi ce li ha finanziati, in questo caso il Ministero degli Interni, ma dobbiamo anche ringraziare gli uffici che hanno lavorato giorno e notte perché tutto fosse pronto in tempi brevi e celeri. Dobbiamo ringraziare il nostro assessore Marco Orsini che ha lavorato a quel progetto. Dobbiamo ringraziare la Giunta che ha sottoscritto gli atti in tempo perché il progetto partisse. È di queste cose che dobbiamo parlare se vogliamo conoscere la verità dei fatti, altrimenti rimane un vecchietto che va per le strade a fotografare due buche credendo che la politica sia ancora quella. Basta, cari dinosauri, basta, tornate a casa, c'è una rigenerazione, c'è un cambio generazionale che è inevitabile. Avrete amministrato e avrete amministrato anche bene, probabilmente, ma adesso c'è bisogno di nuove risorse, c'è bisogno di nuove energie, c'è bisogno di gente che comprenda che la politica non può più essere una guerra, un lancio di sassi o parole che siano frecce. La politica ha bisogno di gente leale, consapevole e libera. E voi non lo siete. Voi non lo siete. Perché altrimenti... E si dovrà spiegare come mai un PD mascherato da PD, cioè un partito democratico mascherato da Palagiano Democratica, con una lista da 16 persone prenda 245 voti. E allora, se qui è venuto un ex ministro che si chiama Boccia, un consigliere regionale che si chiama Mazzarano e il PD a Palagiano prende solo 245 voti, vuol dire che la politica è partitica, è morta, è morta. Perché vorremmo soltanto farvi notare che noi, per esempio, abbiamo avuto la fortuna di avere un consigliere che in una lista prende da solo 551 voti, cioè da solo prende due volte e mezzo i voti di una lista, di un partito. Ma se questi elementi non possono essere elementi da analizzare, e allora cos'è la politica? La fotografia del ciuffetto di erba che cresce ogni volta che il buon Dio ci manda il sole e la pioggia? È questa la politica? No, la politica, signori, deve essere l'analisi del nostro contesto sociale e politico. I numeri parlano più delle parole. E allora l'amico Antonio Scalera, a cui rivolgo il mio saluto perché poi in fin dei conti ci troviamo sempre e con assoluta simpatia analizziamo anche i dati politici, diventa il sindaco di Palagiano. Diventa il sindaco di Palagiano perché di fatto pone una lista da 1400 voti, produce, esprime 8 consiglieri, 7 consiglieri con il metodo D'Hondt, quindi non è più Pierino Rotolo il potenziale sindaco di Palagiano, è Antonio Scalera. Quindi ecco la politica come diventa schizofrenica, ecco la schizofrenia della politica. La schizofrenia di una politica che vede qui un ex ministro del PD che viene a sponsorizzare una lista da 240 voti mentre poi vince un consigliere regionale di centrodestra diventando di fatto il sindaco facente funzioni. E questa è la schizofrenia della politica. Sono queste le contraddizioni che devono essere elementi numerici e politici da analizzare con serenità. Con serenità. Io non mi sono mai permesso di dire che chi che sia sia un morto che cammina. Ho solo fatto una battuta qualche giorno fa sul fatto che alla domanda qual è la migliore trasgressione, la risposta sia stata il sonno profondo. Voglio dire, ho soltanto analizzato dei dati comunicativi, non voglio offendere nessuno, non mi sono mai permesso di offendere nessuno e se qualcuno si è sentito offeso me ne scuso. Però non possiamo prescindere dall'analisi del nostro contesto, perché il contesto di oggi è il futuro di domani.
oggi è la storia, questo è il tempo della storia, quello che si decide oggi diventa la storia della nostra comunità. Decidiamo se affidare il paese ad un candidato sindaco tesserato PD che abbia al suo fianco, non alle sue spalle, perché non mi piace dire che sia alle spalle, al suo fianco un consigliere regionale di opposizione che produce un grandissimo risultato elettorale e dunque 7-8 consiglieri su 10, o se vogliamo affidare il paese ad una squadra che è questa, che è coerente, che è libera, che non ha mai ceduto il passo al chiacchiericcio, al caos o eventualmente anche a storie un po' più imbarazzanti giudizialmente parlando. Questa è la realtà dei fatti e adesso la scelta è a voi, adesso la scelta è a voi. Quel voto, grazie, quel voto, grazie Domenico, quel voto è un voto determinante. Dopodiché voi farete chiaramente le vostre valutazioni e le vostre scelte, evidentemente avrete oggi uno spirito più libero rispetto a quello di qualche giorno fa, rispetto al voto del primo turno, perché probabilmente siamo più liberi rispetto anche al discorso di vincoli di parentela, di amicizia, di scelte di candidati che ahimè non ce l'hanno fatta ad essere potenziali candidati, potenziali consiglieri, ma oggi voi siete nella condizione di scegliere quale sindaco e quindi quale direzione dare a questa città. Scusatemi, è la prima volta che bevo un bicchiere d'acqua durante un comizio, però serve ogni tanto. E allora, quali sono i nostri programmi? Qualche giorno fa ne parlavo con Rocco e ne parlavo con gli amici che hanno, come dire, composto il potenziale gruppo di maggioranza. Se noi dovessimo dire alla nostra città quali sono i primi punti programmatici da mettere sul tavolo e da portare in consiglio comunale, quali sono? Ci siamo resi conto che ci sono tre acronimi che sono ormai conosciuti e ormai da voi anche abbastanza digeriti come temi: PUG, PIP e PUMS. Sono tre temi, sembrano dei personaggi dei fumetti, ma in realtà sono tre strumenti essenziali per la nostra città e anche quelli raccontano una storia non bella di Palagiano. Il PUC deve andare in approvazione entro il primo anno di lavoro di questa amministrazione, deve andare in approvazione entro il primo anno di amministrazione, necessariamente. Nel PUC ci deve essere l'approvazione del PIP, quindi la possibilità di sbloccare quelle aree di insediamento produttivo che tanto hanno fatto discutere questa comunità. Ma se andate oggi a Città Impresa e fatelo questo esercizio, dopo aver fatto una passeggiata con la macchina su Contrada Calzo, su Trovara, sulla 14, sulla 18, ora non ricordo quali altre sono state fatte, ma oltre a fare una passeggiata con la macchina su quei manti neri straordinari, andate a fare un giro a Città Impresa, vi renderete conto che ci sono dei lavori già in corso. Quei lavori sono i lavori di adeguamento per le agibilità da concedere ai capannoni ancora oggi non agibili e sono evidentemente il frutto di quelli che si chiamano oneri di compensazione, ma è una storia tecnica troppo articolata e non voglio entrarci. Ma quelli sono gli effetti della buona amministrazione, quelli sono gli effetti del lavoro che abbiamo iniziato e che vogliamo continuare. E allora io devo andare a chiusura, vi posso dire che abbiamo la necessità di avere un vostro supporto, perché oggi, ripeto, più che mai conta quello che voi sceglierete. Non si può più condizionare il voto oggi, è molto più facile votare in maniera libera e consapevole, è molto più facile scegliere non da che parte stare, ma da che parte indirizzare la nostra città, perché qui non si tratta di fare scelte ideologiche. Qui si tratta di scegliere soltanto la squadra che potrà con serenità governare questa città. E quando dico con serenità, dico una squadra che abbia nel suo interno quell'armonia, quella serenità, quella idea di squadra che noi qui abbiamo sperimentato in questi 5 anni. E siccome sappiamo bene
che è fondamentale dare serenità e governabilità a una città, ve lo possiamo garantire. Qualunque altra soluzione oggi su Palagiano non garantirebbe questa coesione, questa serenità e questa intesa di squadra. Tanto noi avremo altro tempo per confrontarci sui vari punti programmatici. Oggi io voglio soltanto dirvi ancora grazie. Se noi siamo qui è grazie a voi. Se noi possiamo venirvi a raccontare quello che di Palagiano vogliamo fare, senza augurare la morte a nessuno, perché è bella anche la competizione, è democratica anche la competizione, noi saremo qui e continueremo a raccontarcelo, e questo è soltanto merito vostro, è soltanto merito degli elettori, i 4.134 elettori di Palagiano che hanno scelto di votare la coalizione Lasinia Sindaco. E allora grazie, ci ritroveremo in questa piazza così numerosi come ogni sera avete voluto fare, ci inorgoglite perché da qui è uno spettacolo meraviglioso, ci ritroveremo nei prossimi giorni e io vi chiedo ancora, scegliete, scegliete con il cuore, scegliete con la mente, scegliete se ritenete Lasinia Sindaco e questa squadra. Grazie a tutti, buona serata.